L'Abruzzo è la prima regione appenninica a dotarsi del sonar Recco. In Italia fino ad oggi esistono solo due rilevatori, il Recco Sarda elicottero con base ad Aosta e a Trento. La tragedia del velino ha dato il là a questa operazione. L'assessore regionale Guido Liris ha voluto ricordare quei tragici momenti e le vittime. Da allora si è istituito un tavolo permanente per la sicurezza in montagna. Oggi l'Abruzzo, quasi frutto, quasi dono, quasi evoluzione di quello che è stato il percorso negativo che abbiamo fatto in quei 28 giorni, oggi abbiamo un frutto, un fiore che nasce da quel tipo di sventura e abbiamo una strumentazione che è di riferimento del Centro Italia, perché noi quando abbiamo chiesto questa strumentazione abbiamo preso anche un impegno di essere il riferimento delle regioni del Centro Italia, quindi andremo in soccorso nell'utilizzo per tutte le regioni del Centro Italia. Il Recco SAR trasportato da un elicottero può individuare un segnale a 80 metri di distanza, ma anche il rilevatore leggero che si usa a mano ha una portata importante. Il presidente del soccorso alpino Abruzzo, Daniele Perilli, ha snocciolato anche alcuni numeri. L'obiettivo è abbassare il numero di soccorsi, ma nel 2020, nonostante il lockdown, nel mese estivo c'è stata l'esplosione dei numeri. Per questo bisogna lavorare sulla prevenzione. Antenna Recco è un sistema di ricerca che serve sia d'estate che d'inverno. Praticamente avere la placchetta Recco addosso è l'ideale. Tenete presente che la placchetta Recco adesso ormai è tantissime aziende a livello internazionale, la inseriscono già in automatico nell'abbigliamento, in capi tecnici, quindi questo è un grosso vantaggio. Inoltre si può anche reperire sul mercato singolarmente e portarla dietro nello zaino o la propria giacca. Il rilevatore è un trasmettitore ricevitore che emette un segnale direzionale da un'antenna. Se il segnale colpisce un riflettore, viene ritrasmesso verso il rilevatore e convertito in un impulso audio, il cui volume è proporzionale all'intensità del segnale ricevuto. Il segnale passa facilmente attraverso aria, neve asciutta e ghiaccio. Oggi numerosi modelli di sci, giacche, scarponi, zaini e caschi hanno la piastrina già incorporata. Se non c'è la piastrina, i rilevatori possono individuare comunque oggetti elettronici come un telefonino o le chiavi dell'auto, anche se sono ormai scarichi. L'Abruzzo si pone all'avanguardia caratterizzandosi come regione attenta alla sicurezza, dove i turisti, gli escursionisti, gli appassionati della montagna possono venire e frequentare le nostre, vivere magari anche l'avventura nelle nostre montagne, ma sapendo di avere un'istituzione come la Regione, la Protezione Civile e il Soccorso Alpino che sono dotati degli strumenti più all'avanguardia per garantire la loro sicurezza e il ritrovamento in caso di incidenti rilevanti.